Siamo ora all'interno di un laboratorio di pasta all'uovo che utilizza macchinari esclusivi, pensate che riescono a riprodurre la lavorazione manuale. L'idea è venuta a Luigi Donnari e Maria Alzapiedi. Luigi, com'è nata questa idea? È nata con la voglia di trasmettere un territorio con la sua originalità. La pasta all'uovo è tradizione delle Marche principalmente e nel mondo è poco conosciuta questa tradizione. E noi abbiamo voluto riprodurla, diciamo, in maniera integrale. Luigi, lei parla dei suoi formati di pasta come se fossero i suoi figli, addirittura la pasta va accarezzata, è così? Ah beh, questo è una cosa che io ci tengo a dirlo perché da noi ogni donna che fa la pasta in casa ha una peculiarità, una differenza, è proprio quello, il modo di accarezzarla, io dico, ma di sfogliarla, di stenderla. E per noi questo è un messaggio fondamentale anche per noi quando creiamo la pasta tutti i giorni. Le scatole che escono di qui devono essere perfette. Naturalmente ci sono anche alcuni formati che presentano delle imperfezioni. Non vanno buttati, ma qual è il loro utilizzo? Assolutamente non vanno buttati perché comunque sono buoni da mangiare. Quindi le regalate. Andiamo alla Caritas, nello specifico associazioni benefiche, ne abbiamo più di una perché ultimamente se ne presentano diverse. Questa è una cosa molto bella. Beh, più che altro è utile e non sarebbe normale fare diversamente. Grazie a Maria e a Luigi, questa puntata finisce qui, il TG Itinerante torna sabato prossimo, come sempre, all'interno del TG delle 14.